Cominciamo a parlare adesso quindi dell'osservatore di Luemberg. Cosa cambiamo rispetto allo schema blocchi dell'osservatore a ciclo aperto? Qui cambiamo poco dal punto di vista grafico, ma sarà significativo dal punto di vista delle che cosa faccio? Evito sigma primo perché lo stiamo usando per sistemi simili, classico osservatore, ma adesso vediamo esattamente che cosa c'è. Che cosa faccio? Io dico semplicemente la struttura che voglio dare al mio osservatore deve ricevere in ingresso non soltanto l'ingresso del sistema da osservare, ma anche la sua uscita, perché sono le misure dello stato e in qualche modo le voglio combinare per avere x cappello, per avere la stima dello stato. Ok, allora partiamo sempre dalle stesse equazioni, sistema lineare stazionario, e a questo punto io impongo la struttura dell'osservatore, metto semplicemente per iscritto quello che vi ho appena detto a voce, e cioè x cappello punto a chi è uguale? È un sistema dinamico. Ora uso una lettera qualsiasi, F, per indicare una matrice dinamica. Va bene? Che devo ancora determinare. Qua dentro io ci voglio far entrare sia la U che abbiamo detto che la Y. Allora, F per x cappello più, ovviamente non posso scrivere più, anche solo per una questione dimensionale, sarebbe sbagliato, perché x è n dimensionale e u è p dimensionale. Quindi io qui ho bisogno di un altro coefficiente, cioè un'altra matrice dei coefficienti, perché questa è matriciale, da determinare, ok? Più la stessa cosa vale per la y. E quindi io qui sto dicendo, il mio sistema dinamico, decido che sia un sistema dinamico anche lui lineare e stazionario, ok? Quindi, in quanto sistema dinamico, x cappello punto uguale, qua c'è una certa matrice dinamica. Dopodiché, se voglio metterci in ingresso la U e la Y, ho bisogno di altre due matrici di coefficienti di dimensione opportuna. Che vuol dire dimensione opportuna? Entrambe devono avere righe n, cioè le righe dello stato, e le colonne devono essere pari alle colonne del vettore che stanno moltiplicando. Per cui gamma a p colonne, perché abbiamo deciso che p è la dimensione dell'ingresso, e g a m colonne, perché m è la dimensione dell'uscita. Sono tutto da determinare. Quindi in realtà determinare queste tre matrici significa trovare tanti numeri, no, perché sono tre matrici piene, per cui questo è quello che vogliamo fare. L'osservatore che proprietà deve avere? Allora, quello che io voglio per chiamarlo osservatore è che il limite per t che vada all'infinito della norma deve avvenire allora, cosa sto dicendo? Il mio osservatore a regime mi deve dare errore nullo, se semplicemente errore nullo a regime. Il limite per t che va a 0 per k che va, cioè per t che vale infinito, per k che vale infinito, questo è semplicemente quello che mi sta dicendo. Ma l'osservatore deve essere indipendente dallo specifico ingresso. Guardate, questo non ci deve stupire perché osservatore, no, osservabilità, vedremo che entra in gioco, poi fra un poco entra in gioco la proprietà di osservabilità.
L'osservabilità è una proprietà stato-uscita. Osservare lo stato non può essere dipendente dall'ingresso, altrimenti io avrei un risultato che è limitato, no? È monco, lo posso stimare solo se l'ingresso è una sinusoide. Non mi piace. Io voglio poterlo stimare sempre, se il guidatore fa quello che gli pare con l'automobile, e io devo stimare la posizione e l'orientamento in qualsiasi momento. E questo deve essere vero con qualsiasi condizione iniziale dello stato e della stima. Vabbè, posso dire con qualsiasi condizione iniziale dell'errore. Ovviamente c'è sempre un errore, sbaglio sempre, non posso dire ma tu lo devi conoscere perfettamente all'inizio. No. Queste sono le proprietà che deve avere l'osservatore per essere tale. E allora ce lo costruiamo. Che cosa facciamo? Calcoliamo l'errore. E calcoliamo la sua dinamica. Vabbè, fatemi levare le lineette sotto e le dipendenze. Bene. Ok. La derivata dell'errore, quindi E punto, è data da questa cosa un po' strana. AX più BU, perché AX punto ho messo AX più BU. Meno x cappello punto e ho sostituito la struttura che ho deciso io, quindi meno fx cappello meno gamma u meno gy. Perché è un po' strana? Beh, perché l'equazione differenziale e punto uguale, io qua vorrei vedere comparire la e, errore, altrimenti diciamo, non so bene come risolverla. So che in qualche modo c'è l'errore qua dentro, perché ci sta sia x che x cappello, però messa così non va bene. Però questa equazione adesso già mi dice una cosa, mi dice guarda, se tu ti vuoi rendere indipendente dall'ingresso, lo puoi fare già adesso, e cioè fai in modo che questi due si cancellano, perché gamma è un grado di libertà insieme ad F e G, per cui la prima cosa, scegli gamma uguale a B. Se scegli gamma uguale a B, tu puoi cancellare algebricamente questi due termini. Ok, e lo facciamo. Ora, riscrivo, però già posso fare un'altra piccola cosa. La Y è una combinazione lineare della X, per cui io scrivo AX meno FX cappello meno GCX. Ok? Ecco qua. Dove sono arrivato? Ancora nessuna parte. Cioè, E punto uguale A meno GC per X meno FX cappello. A questo punto l'intuizione di Leuenberger qual è? Ok, ma allora a questo punto se tu scegli F è uguale ad A meno GC, tu qua hai punto uguale a F per E. Perché? Vabbè, perché F uguale a meno GC, quindi qua sostituite viene X meno X cappello dell'errore, quindi E punto uguale a F. Adesso mi scusi, non mi chiedo il passaggio precedente. Quale? Quello in cui si può Y uguale a C per X. Dopodiché metto in... No. Va bene, dopodiché metto in evidenza a destra la X
Per cui A men GC e qua c'è la X. Non avevo dato il cambio di va bene? Dopodiché io dico, io qua ho A men GC, qua ho F, se fossero uguali io potrei a questo punto sostituire F, metto in evidenza a questo punto la F, metto in evidenza a sinistra la F, x meno x cappello e questa è la Y, ok? Cosa significa dire F uguale a meno GC? Io ho ancora sia F che G come gradi di libertà, ok? Dicendo che devono avere questa struttura, facciamo attenzione, ancora non li abbiamo vincolati, determinati, cioè questa equazione non mi serve per avere F, perché G ancora non la conosco. Io dico, devo ancora trovare sia F che G, ma so che devono avere questa struttura, quindi io sto dando un vincolo sui coefficienti di F e G, non li posso scegliere come mi pare. Avranno, devono avere questo vincolo, devono avere questa struttura. Ok, quindi qua c'è semplicemente i passaggi, ci sono semplicemente i passaggi che abbiamo appena fatto. E guardate, nel tempo discreto non cambia nulla, perché il primo membro non è entrato proprio in discussione in questi conti, per cui se io qui avessi avuto E in K più 1, al secondo membro avrei fatto le stesse operazioni, per cui io mi trovo che E punto uguale a F che moltiplica di T e K più uguale e, K, e in K più 1 uguale a F di E in K. Ok, fantastico. Qual è l'evoluzione di questo? Evoluzione esattamente quella che abbiamo visto prima, no? Nel ciclo aperto, solamente che adesso non c'è la matrice dinamica del sistema, c'è una F che piace a me e questo va molto meglio. Però ancora non ho trovato, io devo trovare G ed F, va bene? Ancora non li ho trovati G ed F, ho solamente detto che devono avere questo vincolo fra di loro, ma ancora non li ho trovati. Quello che devo fare è questo. Rispondo un attimo, ragazzi. Ok, quindi a questo punto, una prima cosa che saremmo tentati di fare è: io devo imporre questa struttura e F e G sono ancora i miei gradi di libertà. E allora io faccio una cosa molto semplice. G uguale a 0 ed F uguale ad A. La posso fare? Matematicamente sì, ma se la faccio, se la facessi, guardate un attimo, G uguale a 0, quindi questo non c'è, G uguale a 0, F uguale ad A e gamma uguale a B, cosa ho fatto? L'osservatore a ciclo aperto. La G è un guadagno, lo vedremo, e ha le proprietà dei guadagni che avete studiato in controllo, per cui questa soluzione la scartiamo. Va bene? Ci farebbe fare un'ingenuità quella di andarci. Ora io vi dico qual è la procedura per trovare F e G e non facciamo la dimostrazione, non è neanche complicata, però secondo me non è particolarmente illuminante, per cui vediamo come trovare F e G. È importante che capiamo perché questo mi dà un legame fra F e G, è importante che capiamo perché non posso mettere G uguale a 0, però poi dopo la dimostrazione della formuletta che troveremo possiamo vivere senza, ok? Allora, da cosa parto? Parto dal fatto che io assegno degli autovalori desiderati per F. Cosa significa? Lambda desiderato è un insieme di n numeri complessi, va bene? Sono gli autovalori desiderati della F. La F è importante perché la F determina la dinamica dell'errore. Dopo spenderemo due parole su come si scelgono, però per adesso diciamo io devo scegliere n numeri complessi. Ok, vabbè, se ne prendo uno complesso devo prendere anche il suo coniugato, ok?
perché devono essere gli autovalori di una matrice dinamica a coefficiente reale. Questo è un insieme, guardate, la parentesi graffa significa che questo è un insieme di n numeri. Da questo io posso calcolare il polinomio caratteristico. E come lo calcolo? Beh, vuol dire che queste sono le radici di un polinomio di grado n, per cui dalle radici al polinomio come si fa? Beh, semplicemente il polinomio caratteristico è la produttoria, per dire che va da 1 a n, di lambda meno lambda desiderato con i. Se io vado a fare il prodotto, no, nella forma questo è un polinomio fattorizzato nella forma dei poli, per cui che cosa ho dopo? Ho lambda alla n più coefficiente sempre unitario per costruzione, e poi decido lambda con 1, lambda alla n meno 1 più dicon 1 più dicon n. Dicon 1 e dicon n sono dei coefficienti che vengono dalla scelta degli autovalori. Io qua ci ho messo dei numeri, questo è quello che scelgo io. Bene, poi faremo un esempietto. Questo qua è un insieme di numeri che scelgo io. Quando vado a calcolare il polinomio caratteristico, chiaramente lambda è la variabile e i suoi coefficienti sono reali e noti, sono quelli che sto dando io. Va bene, questo qui è un coefficiente, vabbè, si chiama monico, cioè il coefficiente del termine di grado più alto è sempre unitario per costruzione. Quindi io so che qua c'è 1, per cui non ho bisogno di una variabile. Questo è da tipo 1 a tipo 1. Ok, faccio questa cosa qua. E quindi conosco il polinomio caratteristico. Questo è il polinomio caratteristico, no, della F, ma F è anche in GC, quindi in realtà io ho assegnato meno f, questo non è il determinante, lambda i meno f sarebbe il determinante lambda i meno a. Io ho assegnato questo, va bene? Quindi cosa potrei tentare di fare? Ok, allora tu hai un polinomio noto, qui dentro ci sono le tue incognite che sono le g. Molto semplicemente, tra virgolette, tu applichi il principio di identità dei polinomi, cioè qui ti viene un polinomio in lambda in cui nei coefficienti ci sono le incognite g, se fate queste operazioni, perché a è noto, c è noto, g è l'incognita, fate questo determinante e le incognite g ve le trovate nei coefficienti del polinomio caratteristico. Questo è noto, qui avete dei numeri. Allora, eguagliate i vari coefficienti e vi trovate G. Non si può fare, perché qua viene in una forma assolutamente non lineare, vengono tutti moltiplicati fra di loro, è intrattabile dal punto di vista matematico. Quindi, cosa si fa? Si fa un altro piccolo passaggio, e questo piccolo passaggio ci porta alla formula di cosiddetta formula di Ackermann per trovare la G. Quindi cosa devo fare? Mi devo calcolare il polinomio caratteristico dell'A, che è dato, che è un dato del problema. Questo qui è un dato del problema e conosco questi coefficienti, sono dei numeri. Dopodiché costruisco questa matrice strana T. La matrice è strana e io l'ho costruita adesso, la formuletta che sto riscrivendo nei lucidi è solo per l'uscita scalare, va bene? Poi vediamo perché. Quindi la C lì è minuscola solo per mettere in evidenza questo. Quindi io scrivo questa cosa qui, che moltiplica questa strana matrice qui. Calcolo, metto i coefficienti in questi due vettori D ed A e trovo con questa formuletta la matrice dei guadagni. Guardate, l'ho scritta adesso minuscola per mettere in evidenza che questo è adesso uno scalare solo per questa
solo per questa formula. Allora guardate un attimo, cerchiamo un attimo di ragionare adesso su cosa dobbiamo puntare l'attenzione. Questa è una formula, per cui io la devo solo applicare e mi dà G. La F come la trovo? Molto semplicemente, questa G la metto qua dentro e trovo F, va bene? Per cui io ho tutto, però io qua ho l'inversione di qualcosa, ho meno T elevato a meno trasposto a meno. Sappiamo fare una matrice elevata al meno trasposto, che vuol dire, lo sapete? È quale dei due? È la stessa cosa. Allora, non esiste ambiguità, non ci dovrebbe essere ambiguità in matematica. Se io uso elevato a meno trasposto, vuol dire che sto facendo le due operazioni di trasposizione e di inversione e l'ordine è indifferente, va bene? Quindi è una notazione apparentemente ambigua perché è indifferente. Allora, io devo fare l'inversione di una matrice. Ogni volta che faccio un'operazione che, diciamo, può non essere definita, mi devo chiedere se nel mio caso la posso applicare. T è una matrice che è data dal prodotto di due matrici. La seconda io non l'ho neanche riscritta, ci sono i coefficienti del polinomio caratteristico di A. È una matrice che si dimostra essere sempre a rango pieno, ok? Per cui questo non mi dà problemi. Prodotto di due matrici a rango pieno, devo verificare il rango di tutte e due. E questa qui la posso invertire? Non lo so, devo vedere. Però in qualche modo c'è qualcosa di familiare in questa matrice. Cosa c'è di familiare nella matrice? C'è di familiare che mi ricorda molto la matrice di osservabilità. È la matrice di osservabilità ma trasposta. E allora? Beh, allora questo significa che per calcolare il guadagno dell'osservatore Weinberger devo invertire una certa matrice e devo chiedere come ipotesi, beh, che cosa? Che il mio sistema sia completamente osservabile. Quindi la matrice di osservabilità abbia rango. Guardate, fa tornare un po' il filo del discorso. La osservabilità ci dava una proprietà del sistema che in qualche modo era legata al fatto che un'evoluzione dello stato avesse o meno una ripercussione sull'uscita. Adesso stiamo vedendo che se io voglio stimare lo stato, viene fuori che ho bisogno che questa proprietà ci sia. Il mio sistema deve essere osservato. Se no, qua viene una divisione per zero, per cui questo non si può fare. Quindi poi si ottiene la F, e questo è il signor Weinberger che ha avuto questa intuizione. Come scelgo gli autovalori? Guardate, come scelgo gli autovalori, io ho fatto un disegnino in maniera molto ingenua, in maniera, diciamo, più semplice. Come li scelgo? Gli autovalori desiderati sono praticamente l'unica cosa che è lasciata all'arbitrio del progettista. Tutto il resto è obbligato. E poi c'è una pagina in cui io riepilogo tutti i passi per implementarlo. Allora, se nel tempo continuo il mio sistema ha degli autovalori che sono messi da qualche parte nel segnapiano reale negativo, questi autovalori qua cosa caratterizzano? Ricordo l'analisi modale, caratterizzano la dinamica, perché per esempio la parte reale è legata al tempo di assestamento, no, ci sono le costanti tempo nella parte reale. Poi la parte immaginaria è legata alle sovrallungazioni. Se io penso a un sistema del secondo ordine, posso proprio disegnarlo precisamente. Per sistemi di ordine superiore so che io posso sempre considerare
dei modi dominanti e faccio riferimento a quello. Quindi diciamo che il mio sistema ha dei modi dominanti che sono più o meno qui. Qui che vuol dire qualitativo, quindi non metto, diciamo, metriche, semplicemente l'ho messo nel semipiano reale negativo. Ok, facciamo la sintonia del stato. Dove metto gli autovalori del mio osservatore? Ora rimaniamo sul qualitativo. Se io voglio vedere il transitorio, diciamo che questa è la risposta indiciale della X. Ok? Se io mettessi gli autovalori del mio osservatore qui, quindi che cosa vuol dire? Più vicini all'asse immaginario, quindi vuol dire con costanti di tempo più lunghe, più alte. Questo significa che il mio sistema farebbe questo. Questo è X-tappello. Vi serve questa stima dello stato? No, perché l'errore converge lentamente. Converge lentamente. Quando siete qua, questo è il valore vero. Il vostro osservatore vi sta dando. Mi sta dando questo come. Qui non serve a niente. Ok. Lo voglio più o meno uguale? No, ho capito che io lo voglio più veloce. Le voglio le sovrallungazioni. Ragazzi, quelle sovrallungazioni andrebbero nell'errore. Quindi voglio una cosa che mi fa così? No. Quindi lo mettiamo qua. Cosa significa? Che anche se parto con un errore diverso da zero, questo deve andare velocemente a aderire alla X, in maniera tale che l'errore, che è la differenza tra i due, va a zero velocemente. E quindi dove lo metto? Ma io lo metto a meno infinito, che me ne importa, lo faccio velocissimo. No, matematicamente sì, ma sono un ingegnere. Se io lo metto a meno infinito, cosa sta facendo? Questo segnale non è così pulito come l'ho disegnato io, è corrotto dal rumore di misura. Quindi se io lo metto a meno infinito, insegue il rumore di misura, lo posso amplificare e lo vediamo numericamente tra poco, va bene? Per cui dove lo metto? Qualitativamente lo metto a sinistra, se voglio dirvi un numeretto dico una decade a sinistra, ma poi si vede di caso in caso, va bene? Deve essere più veloce, senza sovrallungazioni, e poi ci possono essere anche delle tecniche più precise. Ok, e nel tempo discreto? Nel tempo discreto il ragionamento è esattamente lo stesso. Per cui se questo è il punto 1 J0 e so che si trovano più o meno qua gli autovalori del sistema da osservare, se io ho fatto un campionamento decente, cioè fatto bene, beh, allora questo significa che io mi troverò più o meno qua con i miei autovalori dell'osservatore. Ok? Esempietto, circuito RLC. Quindi vediamo un esempietto con dei dati acquisiti da un sistema reale. Va bene? Quindi non è una simulazione. Ora vediamo dei numeretti presi e su questo ci faremo un'esercitazione. In realtà l'esercitazione sul filtro di Weinberger e sull'osservatore di Kalman, osservatorio Umberto e filtro di Kalman, prendono più tempo statisticamente, quindi noi dedicheremo due, diciamo, giornate in aula informatica per entrambi. Okay? Allora, questo è il nostro circuito, abbiamo scritto il modello matematico, abbiamo fatto la simulazione, lo conosciamo abbastanza bene. La prima cosa che faccio è osservabile. Lo sappiamo di sì perché lo abbiamo già visto, lo rivediamo. Mettiamo le matrici A e C all'interno della funzione OBSV, OBSV, la matrice di osservabilità un rango 2, n uguale a 2, sì, il sistema è completamente osservabile. Ok, sono contento, posso andare avanti. Allora impongo degli autovalori desiderati, per esempio in una variabile LDES uguale, qui ci sono dei puntini perché dopo faccio... ho fatto, diciamo, tre casi diversi con tre numeretti diversi. In realtà questo qua è un insieme di due valori. In MATLAB
io utilizzo un vettore di due elementi, fate attenzione, però uso un vettore solo dal punto di vista informatico, però questo è un insieme di due numeri che sono i due autonomi, ok? Dopodiché, che cosa faccio? Devo calcolare i vettori A e D, perché sto implementando la formula di Ackermann. In A e D ci sono i coefficienti dei due polinomi caratteristici. Quale? A, quello del sistema originario da osservare, quindi il mio circuito, e D, il polinomio caratteristico che ottengo dagli autovalori che ho assegnato io. Ok? Quindi io utilizzo un comando che mi dà i coefficienti del polinomio caratteristico, poli, vado a vedere l'ELP, se io ho una matrice 2x2 di numeri con poli io ottengo i coefficienti del polinomio caratteristico e mi dà tre numeri, perché lambda al quadrato, cioè lambda al quadrato, lambda 1 e lambda alla 0, quindi mi dà tre coefficienti. Nella formula di Ackermann il primo coefficiente non serve, quindi io che devo fare? Metto una variabile dummy e dopodiché in A vado a prendere prima il terzo e poi il secondo elemento. Perché? Perché mi vado a leggere l'help in linea del MATLAB e so che lui, quando mi deve dare un polinomio, mi dà i coefficienti in ordine decrescente. Quindi mi dà prima lambda al quadrato, il coefficiente 1, poi mi dà lambda e poi mi dà lambda alla 0. Altri programmi ve li danno in ordine crescente i coefficienti. Quindi sempre dovete guardare l'help in linea, perché poi lo stesso codice che avete implementato a MATLAB magari lo traducete e vi succede qualcos'altro. Ok? Calcolo la matrice T, quindi la matrice, quella matrice strana me la devo costruire, ed è, vabbè, 2x2 è semplice, e dopodiché, vabbè, ho chiamata TT, ho trasposto per T e poi faccio l'inversa. Questa operazione di fare l'inversa so che è ben determinata numericamente, perché ho verificato che la matrice di osservabilità ha rango pieno, ok? Altrimenti non l'avrei potuta fare con tanta leggerezza. Quindi calcolo la F, che è A meno GC, e anche se non ce n'è bisogno, calcolo gli autovalori di F. Perché non ce n'è bisogno? Perché li ho assegnati io, sono quelli desiderati del primo passaggio. Ma siccome, diciamo, gli errori di battitura essenzialmente sono sempre dietro l'angolo, ogni volta che posso io faccio un'operazione e poi vedo se ho fatto bene l'operazione. In teoria dei sistemi questo lo farete, ma diciamo relativamente poco. In robotica lo faremo sempre, non arrivate mai a fare tutto quanto un controllo e poi lo lanciate e vi va bene. Ogni passaggio va verificato, altrimenti poi il debug è più lungo che non la strada, diciamo, di verificare ogni passaggio. Quindi guardo EIG di F e se EIG di F mi dà i miei due autovalori vado avanti. In realtà il MATLAB, diciamo, mi permetteva di calcolare G senza fare la formula di Ackermann, con un comando place. Vantaggio e svantaggio. Il vantaggio è che lo posso usare con sistemi che hanno un'uscita con dimensione maggiore di 1. Si può anche fare la formuletta, però è un macello dal punto di vista proprio notazionale. Per cui con sistemi maggiori di 1 noi usiamo il comando place e ce lo calcoliamo in numerico. Qual è lo svantaggio? Lo svantaggio è che se io non passo attraverso tutte quante i passaggi che abbiamo visto, io non saprò mai che mi serve l'osservabilità della matrice. Dal punto di vista del studente, saltare completamente questo passo significa non capire che serve la matrice di osservabilità. Uno può dire sì, però serve il rango pieno della matrice di osservabilità. Però una cosa è dirlo velocemente, una cosa è fare passaggio e vedere perché serve. Place lo fa in numerico la formula di Ackermann, bene? E c'è un altro piccolo problema su place, e lo vedremo in aula informatica. Il MATLAB mi dà dei limiti su dove mettere gli autovalori, sono questioni di natura numerica. In ogni caso io lo posso usare qua. Io già vedo place, ma perché hai messo il trasposto vicino ad A e C? Perché ho letto l'help in linea.
e lo capiremo quando facciamo la ritrazione dello stato. Va sempre letto l'help del comando. MATLAB, quello è il comando, è strano, perché non mi ha detto A, C e gli autovalori desiderati come ti pare a te? Io gli devo dare A trasposto, C trasposto e poi quella cosa strana. Lo vedremo, va bene? Per ora sappiamo che lo possiamo fare anche numericamente in MATLAB. Ok, vediamo di applicarlo. Sono le due matrici trasposte e l'operazione di trasposizione in MATLAB è l'apice. Per cui questa qua, se vedete, c'è un font diverso quando e ci stanno pure, c'è il simbolo pure del prompt della shell di MATLAB. Quindi questo vuol dire che questi li ho copiati dal MATLAB. Va bene? Quindi questa è l'operazione di trasposizione in MATLAB. No, l'ho già calcolato io. Che sia osservabile l'ho verificato io. Se io chiamassi place con un sistema non osservabile, non lo so cosa succede, perché può essere che loro hanno implementato il check o meno. Lo dovrei vedere, noi lo vediamo quando andiamo in aula, non l'ho mai fatto. Ok, il mio bravo sistema dinamico è un circuito, quindi con un generatore di segnale, con un oscilloscopio, ho acquisito i dati tanto tempo fa e faccio un bel plot. Allora, il plot è questo: su un intervallo di 800 microsecondi, per cui io qui ho 8 per 10 alla meno 4 come tempo finale, va bene? Questa è la U e questa è la Y. Ricordiamo, in questo particolare modello matematico io sto misurando proprio la tensione di uscita e l'ingresso è una tensione di questo circuitino qua. Quindi questa è la tensione e questa è l'altra tensione. Voi dovreste aver già fatto esattamente questa simulazione, quindi voi dovreste aver già simulato questo legame ingresso-uscita. Quindi un'onda quadra con una certa ampiezza e questa è l'uscita. Ok, li sovrappongo. Perché li sovrappongo? Perché io ogni volta che ho dei dati, prima di cominciare a lavorarci, li voglio guardare bene. Questo è quello che ottengo. Se vedete, l'ingresso è blu e l'uscita è rossa. Il mio generatore segnale mi dice puoi dare un'onda quadra. In realtà non è proprio un'onda quadra, perché se vedete non è pulitissima come onda quadra. Invece nell'uscita si vede un po', diciamo, la risposta del secondo ordine. E infatti questo ho fatto anche, diciamo, un ingrandimento, uno zoom a uno qualsiasi dei cambi di fronte, da più 3 volte a 0. Se voi vedete, l'onda quadro è sporca, perché evidentemente il generatore di segnale è in grado di fare questo, e invece quella lì rossa è la risposta, la tensione d'uscita, e si vede anche un po' di rumore. Ok, allora cosa faccio? Prima di tutto implemento il mio osservatore con lambda desiderato uguale 2 volte lambda, quindi io li sto prendendo con una costante di tempo che è la metà. Ok, lambda sarebbe l'autovalore di A. Allora, lambda è l'autovalore di A e lambda desiderato è l'autovalore di F. Ok, quindi io sto dicendo al mio osservatore che deve essere 2 volte più veloce del sistema. Ok, allora guarda, poi c'è anche l'ingrandimento. Prima vediamo tutto quanto il segnale per tutta la durata dell'acquisizione. Io che cosa ho messo nei plot? Guardiamo bene, sopra e sotto. Sopra ci sta x cappello con 1, che è una corrente. Sotto c'è x cappello con 2, che è la tensione di uscita. Ma sopra c'è una sola linea verde, la stima. Sotto ci sono due linee, quella verde che è la stima e quella rossa che è la misura. Nessuno mi può dare il valore vero di x cappello con 1, quello che in inglese si chiama il ground truth, non ve lo può dare nessuno. Noi possiamo solamente fare delle considerazioni che adesso faremo anche guardando la misura.
La corrente in ampere, in questo caso, vabbè, l'unità di misura ovviamente mi aiuta da ingegnere a vedere un po' le cose, ma il MATLAB non lo sa, è negli ordini di milliampere, quindi se voi guardate qua c'è 10 a meno 3 e questo è volt. Ora, questo è l'andamento. La mia stima ricostruisce abbastanza bene le misure, sono abbastanza contento. Se io ingrandisco, ottengo questo. Allora, guardate cosa posso vedere. Sopra, vabbè, la corrente è quella, un segnale pulito, c'ha la sua dinamica, non posso dire tanto. Sotto io ho la misura che è quella rossa, e allora guardate, la stima è verde, ho un transitorio iniziale in cui l'errore è molto grande, perché tutti e tre volte l'errore, parte da zero e poi va a regime. Poi c'è un cambio di ingresso e io vedo che la misura è quella rossa e il mio segnale verde potrebbe andare meglio. Lui si è già agganciato, quindi il transitorio iniziale di errore grande è passato. Adesso ci sono i transitori legati al fatto che ovviamente è un sistema dinamico, per cui io vado a zero solo al regime. Che ci sia un errore durante i transitori è giusto, però potrei fare di meglio, cioè dico sì, però come non è che sto retroazionando loro così bene, posso provare a rendere più veloce il mio osservatore, certo che ci posso provare. Che cosa faccio? Metto 50 volte, cioè la mia costante di tempo da essere la metà adesso è un cinquantesimo della costante di tempo del sistema, dovrei essere contento. E vediamo, guardiamo prima sotto. Io non vedo proprio la linea rossa che c'è, ok? Poi ingrandiamo dopo, però per ora io non la vedo proprio la linea rossa, dovrei essere contento. Vediamo sopra cosa è cambiato rispetto a prima. Allora, da qui a qui cosa è cambiato? Me lo dite voi proprio qualitativamente. La stima della corrente, che vedete di diverso? Il fondo scala è diverso, eh? Io qui ho un milliampere come fondo scala e questo è quello che vedo, quindi stiamo guardando X cappello con 1. Qui ho un fondo scala che è 0,03 ampere, scusate un attimo, qui è 10, allora qui è 10 milliampere e qui è 30 milliampere, ok? Quindi il fondo scala di questo è un po' più alto. Cosa posso dire adesso? Cosa notate nel segnale di diverso qualitativamente? Questo non è l'errore, questa è la stima. Il valore vero non lo conosciamo. Quindi la prima cosa che vedo, forse non si vede bene, ma qui lo vedete che è verde. Ci sta questa sovraelongazione che non c'era qui. Poi facciamo lo zoom, qua non c'era. E poi guardate qua, questo segnale. C'è più rumore. Allora, che cosa sto facendo? Sto un po' perdendo il senso di filtraggio del segnale, perché la parola filtro non è un caso, va bene? Io questo posso anche usare per filtrare il rumore, perché il rumore ha una banda larga per definizione. Io nel mio filtro ci sto mettendo la banda del mio sistema dinamico, quindi un altro degli scopi è quello di filtrare via il rumore dalla mia stima. In questo caso io non lo sto filtrando, perché probabilmente ho allargato troppo la banda del mio osservatore. Non solo c'è la dinamica del mio sistema e mi fa piacere, ma ci ho messo dentro la dinamica del rumore, e questo me lo conferma probabilmente il fatto che io qui, diciamo, se guardate, questo è l'ingrandimento, se guardate non riesco quasi a vedere il rumore, la misura e la stima della tensione d'uscita.
perché sto inseguendo anche il rumore. Ok? Vabbè, ma io non mi convinco, ci metto 100. E quello che vi ho appena detto si amplifica. C'ho una striscia di rumore qui. Non so se è vero o non è vero, comunque non mi interessa, comunque non mi serve. Sto portando dentro sicuramente il rumore di misura nel mio osservatore. E questo qua è un ingrandimento. Vedete, si vede in maniera abbastanza chiara. E addirittura vedo anche, vabbè, poi questo lo vedrete zoomando in MATLAB con i dati, vedete proprio i livelli di quantizzazione della tensione. Ok? Va bene, quindi questo è un esempio, numerico. Non ho sentito. Sembra che x2 in realtà è l'interjoule. No, perché ci sta, in questo caso ci sta esattamente la retrazione sulla misura, per cui io vado essenzialmente a prendere come stima proprio la misura in ogni campione. Quindi in quel caso lì mi aggancio alla misura, inseguo anche il rumore. Questo lo vedremo bene con calma, perché mi aggancio proprio alla misura. Ok, ci siamo. Abbiamo visto, diciamo, il filtro dell'osservatore Leuenberger. Ora vediamo che succede se io, al posto di avere i valori esatti, ho delle stime. Guardate, cosa succede? Succede che il mio F uguale a meno di C sarà a cappello meno di C. Sulla C non metto il cappello, perché già vi ho detto che spesso la C significa misura o non misura uno stato. Quindi sulla C sono un po' più confidente di quello che ci metto dentro. Spesso sono uni e zeri, va bene? Spesso. Se io metto a F uguale ad A cappello meno GC, io posso dire che definisco una matrice A tilde uguale A meno A cappello, allora la mia F è A meno A tilde meno G. Bene? E la stessa cosa posso fare con gamma, e quindi viene B meno B tilde. E cosa faccio? Rimetto tutto nelle equazioni e cosa mi trovo? Mi trovo che E punto di T è uguale. Allora, questo qua avrà lo stesso ruolo, diciamo, che aveva prima, per cui alla fine posso comporla e avere lo stesso F di T più A tilde più B tilde per U. A tilde l'errore, perché A tilde uguale A meno A cappello, quindi un errore proprio sul meriti. Allora, a questo punto, rispetto a prima, ho due termini che prima non avevo. Quanto mi danno fastidio questi due termini? Vediamo un attimo, ragioniamo un attimo. Allora, la F, come prima, ho fatto tutto quanto le operazioncine, come prima, tutto a posto. Dopodiché, io ho un A tilde per X cappello. A era una matrice dinamica. A tilde, che autovalori ha? La differenza di due matrici. Conosco gli autovalori di A e di A cappello. Cioè, in realtà quelli, in teoria, li conosco più di A, perché per me A cappello è la stima di A. Diciamo che hanno degli autovalori. Se faccio la differenza di due matrici, quali sono gli autovalori? Boh. Ma mi interessa? No. Perché non mi interessa? Perché qua, questa qua non sta svolgendo il ruolo di matrice dinamica. Questa equazione differenziale è in E. F è la matrice dinamica. Questo che ruolo ha? È un disturbo.
a tilde se sono bravo è quasi zero, se sono bravissimo è zero, però non sa bene, ingegneristicamente è quasi zero. Quindi è un disturbo. B tilde uguale, è un disturbo che vanno a sporcare la mia stima. Cosa devo capire da questa equazione differenziale? Che io devo dedicare un tempo adeguato alla modellistica e all'identificazione dei parametri dinamici. Non posso mettere dei numeri a caso, perché tutto il tempo che risparmio nella stima dei parametri dinamici lo pago dopo, nelle prestazioni dell'osservatore o nelle prestazioni del controllore, perché ho sempre bisogno di conoscere il mio modello matematico. Va bene? Questi sono dei disturbi. Nel nostro caso, abbiamo visto prima con i dati sperimentali, non hanno influenzato così tanto, perché al regime ho un valore nullo, il transitorio mi piaceva, per cui vuol dire che A e B erano sufficientemente piccoli. Va bene? Però mi rendono dipendente dall'ingresso e dalla X cappello, quindi perdo un po' quella proprietà di indipendenza. Ok. Cosa succede? Finiamo con l'osservatore ridotto. Cosa succede se il mio sistema non è completamente osservabile? Mi arrendo? No. Se il mio sistema non è completamente osservabile e io voglio comunque vedere tutto ciò che posso, che cosa faccio? Implemento un osservatore solamente sulla componente osservabile del mio sistema. Quindi cosa faccio? Faccio la mia brava trasformazione di similitudine che me lo porto in una forma canonica di osservabilità, che è questa qua. Di similitudine che mi ricordo essere la base del sottospazio di osservabilità e la base del sottospazio di osservabilità, metto tutto, 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 e ottengo la mia brava W, y uguale z per z. E cosa faccio? Io progetto un osservatore che va a prendere solamente la componente osservabile di z. Ok? Quindi, cosa significa prendere la componente osservabile di z? Significa che le mie equazioni sono z punto con o, ora con o, z con o, più io di questo qua devo andare a prendere solamente le prime o righe, che è quello che abbiamo scritto là. Y uguale a c0 per z. La parte non osservabile è non osservabile, punto. Ok? Luenberger si blocca quando voi avete un sistema che non è completamente osservabile, perché fa una divisione per zero. E mi fa piacere, perché se io avevo dimenticato di guardare l'osservabilità, me lo dice Luenberger, divisione per zero e mi dà errore. Vedremo con il filtro di Kalman che il filtro di Kalman è sempre numericamente ben determinato, anche se il sistema è non osservabile, succederanno delle cose drammatiche. Per cui il fatto che l'osservatore Weinberger si blocchi non è un limite, è dovuto al fatto che c'è una mancanza di una proprietà indispensabile dal punto di vista teorico nel mio sistema. Se voglio osservare lo stato, deve essere osservabile. Usiamo lo stesso verbo, lo stesso aggettivo e capiamo bene. Altre tecniche, e vedremo anche il filtro a particelle, non si pongono proprio il problema, ma non è che possono vedere ciò che non è visibile, vi danno dei numeri, vedremo, pericolosamente casuali, e lo vedremo, perché poi ci fate una ritrazione sui numeri casuali, va bene? Perché noi poi
questa cosa qui la facciamo perché poi vogliamo controllare anche ciò che non misuriamo, quindi dopo possiamo retrazionare anche lo stato, va bene? Per cui se non è osservabile, prima provo a renderlo osservabile. Come? Compro dei sensori, provo a spostare i sensori che ho, faccio qualcosa dal punto di vista ingegneristico. Ma se non è osservabile perché la fisica mi dice che non è osservabile, allora mi devo arrendere e devo stimare solamente la parte osservabile. Ok? In realtà abbiamo l'ultimo considerazione banale. Allora, le ultime due considerazioni, questa non è banale. Dov'è la retroazione? La retroazione nell'osservatore, io non l'ho vista, vediamola bene. Per vedere dov'è la retroazione, io faccio semplice una cosa molto semplice, lo riscrivo. Osservatore, ok? Abbiamo detto che questa è la struttura dell'osservatore. E io ho detto, ma F uguale a meno C, perché è l'equazione, diciamo, che ci consente di F uguale a meno C. Allora io lo riscrivo semplicemente. Quindi viene A x cappello meno di C x cappello più VU più GY, al posto della Y riscrivo CX, ok? Allora io a questo punto ho AX cappello, questo e questo li metto insieme mettendo in evidenza a sinistra GC e quindi ottengo VU più GC che moltiplica X meno. A questo punto io che cosa vedo? La vedo la retroazione? Sì, la vedo, perché io ho il cappello più V più G e qua riscrivo come Y meno Y cappello, dicendo che Y cappello è C per X cappello. E allora, allora eccola qua la retroazione, guardate, questo che cos'è? L'osservatore a ciclo aperto. Ma c'è un altro termine che retroazione, un errore che non può essere l'errore nello stato, perché io non conosco lo stato vero, quindi io non potrei retroazionare l'errore nello stato, che sarebbe la cosa, diciamo, più bella. Cosa conosco? Conosco l'errore nell'uscita. La Y la sto misurando, la Y cappello è quella che ottengo io con il mio X cappello ed è quello che retroazione. Quindi il mio osservatore è composto da una parte in cui copia, emula il processo e una retroazione sulle misure. Questa struttura dell'osservatore dello stato, composta da due componenti, una che copia il modello matematico e una che usa le misure, la troveremo in tutti gli osservatori dello stato. Da una parte io dico questo è il modello, tu fai così perché lo so, perché tu sei una massa di 10 kg, questa è la gravità, quindi tu ti muovi così. E dall'altra dico però ci sono delle misure che mi dicono che tu sei in questa posizione e questa e puoi usare anche queste misure. Quindi io in qualche modo ho queste due componenti che giocano fra di loro. Va bene? Ok, vabbè, questo ve lo lascio scritto, la procedura operativa. Quando andate a fare la simulazione, a fare l'esercitazione, vi mettete questo davanti, questi sono i passaggi che dovete implementare.
Questo è uno schema a blocchi, emulazione e retrazione toccati con mano nello schema a blocchi, quindi c'è poco da commentare, diciamo. Questo, quella parte di emulazione è esattamente quella che avete visto quando abbiamo visto lo schema a blocchi e il sistema dinamico, e ci abbiamo aggiunto la parte di retroazione. Ok, ma se il mio sistema fosse non lineare, se il mio sistema fosse non lineare, io potrei sfruttare l'interpretazione dell'osservatore dello stato, inteso come emulazione e retroazione, per implementarlo lo stesso. Come? Guardate, è molto intuitivo. Nella parte qui di emulazione, qualsiasi cosa ci sia non lineare che conosco, la uso per calcolare l'andamento. Ovviamente la uso rispetto a x cappello, perché non conosco x. Ok, quindi se voi guardate qui, la parte di emulazione è semplicemente vado avanti con il mio modello matematico. Come calcolo però la g? La g ho bisogno di matrici, le matrici sono modello lineare. Io la G la calcolo non una sola volta, ma la calcolo per esempio nel tempo discreto con ogni passo di campionamento sulla base della linearizzazione in base al valore corrente. Io ho bisogno di A e di C, ma A e C chi me li dà? Me li dà il modello linearizzato. Ok? Per cui quando io ho un non lineare, ci sono delle tecniche specifiche per sistemi non lineari che hanno bisogno di un bagaglio matematico avanzato che non fa parte dei corsi di laurea magistrale, può far parte eventualmente di corsi di dottorato, di controlli, ma senza arrivare a quel punto io posso ancora fare qualcosa. Se ho una non linearità non mi devo arrendere, perché interpretando in questo modo il mio osservatore Leuenberger io posso ancora implementare. Va bene, la stessa cosa varrà anche per il filtro di Kalman, lo facciamo anche quando il sistema è non lineare. Localmente io mi faccio le mie brave linearizzazioni, quindi cambia e ogni volta devo calcolare il nuovo guadagno. Ok? Vi lascio con una domanda eventualmente da esame, per cui ve la vedete voi, ci pensate con calma. Che cosa succede quando io ho un sistema non lineare? Io linearizzo e non è detto che le proprietà siano sempre le stesse. Il mio sistema non lineare potrebbe essere che per un intervallo di tempo diventa non osservabile e poi torna osservabile. Chi me lo dice? Nessuno, perché è non lineare, per cui qualsiasi cosa può succedere, fra virgolette. E cosa succede? Possono succedere cose brutte, ve lo lascio come domanda da pensarci con calma. Va bene? Quando si linearizza si può anche perdere la proprietà, cioè non è garantito che la stazionalità sia una proprietà del modello linearizzato, anche se lo era il modello lineare. Domande? Allora, domani mattina alle 11:15, non alle 11, ok?